Ciao a tutti, eccolo qua con una nuova dell'arte. Questa dell'arte è ispirata da Halloween ed è in collaborazione con una ragazza che fa video qui su YouTube e si chiama Silvia e il canale si chiama Ivilis Vampi. Trovate il link sia al canale che al video, sia qui sotto l'info box che in una annotazione qui da qualche parte. Lei ha creato questo bellissimo trucco ispirato a una sega sexy. Io spero che vi piaccia e vi lascio nell'arte. Ciao! Ho già steso una base trasparente protettiva su tutte le unghie e poi su tutte le unghie, tranne che sul mignolo, applico uno smalto blu scuro. Sul mignolo applico un viola scuro. Adesso con una spugnetta sullo smalto blu applico un altro smalto blu che è un po' trasparente e ha dei riflessi. Poi sull'altra metà dell'unghia, sempre con la spugnetta, applico uno smalto giallo e poi uno smalto oro. E infine riapplico il blu che ho messo come base per fare appunto l'effetto sfumato. Con lo smalto giallo e un dotter faccio la luna. Poi prendo l'acrilico nero e comincio sull'indice a fare l'erbetta e un albero spoglio. Sul medio faccio una casa. E sull'anulare dell'erbetta e delle tombe. Sempre con il nero faccio una striscia a metà unghia del mignolo per creare la fascetta del cappello. Adesso sempre con il nero faccio la strega sulla scopa davanti alla luna. Con il giallo faccio le finestre alla casa. Sul pollice creo un sasso sopra un gatto e poi in lontananza un albero, delle tombe e dell'erbetta. E poi con il giallo faccio due puntini perché era appunto gli occhietti del gatto. Con lo smalto oro faccio la fibbia al cappello. E come ultimo sigillo tutto con il top coat. Mi raccomando, andate a vedere anche il make-up di Silvia e spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, condividete e commentate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!